Eccoci, allora con Carlo Silipo, un 26-1, un parziale di 25-0, insomma un esordio che si può solo che definire positivo in vista della partita di domani con la Spagna, però rimaniamo su questa partita. Ma è una partita semplice, il risultato la dice tutta sulla coefficiente di difficoltà che abbiamo avuto oggi. Però con le regole LEN è importante avere anche una buona differenza reti, perché nel caso in cui dovessimo arrivare insieme alla Spagna a pari punti nel girone è molto importante il primo coefficiente che vanno a vedere è la differenza reti totali nel girone, quindi era importante creare un divario grosso tra la squadra. Le ragazze sono entrate subito concentrate e determinate in acqua, per il resto non c'è più null'altro da dire. Infatti ti stavo chiedendo quali indicazioni hai potuto trarre da questa partita. Ma poche, sai, diciamo che è stato un buon allenamento, era giusto, abbiamo avuto anche la possibilità appunto di approcciare il torneo con una squadra semplice, quindi siamo entrati senza il carico della pressione della partita subito difficile, come magari è potuto succedere a Budapest durante il Mondiale con l'esordio con il Canada. Quindi prendiamo di positivo questo, abbiamo rotto il ghiaccio contro una squadra molto abbordabile e ora ci dobbiamo preparare al meglio con domani contro la Spagna. Diventa determinante già la partita di domani, perché vincendo contro di loro quasi sicuramente arriveremo primi nel girone e ciò permetterebbe un quarto di finale più semplice. Quindi la prepareremo nel migliore dei modi. A circa 2 mesi dal Mondiale di Budapest, come sta il set bello? Il set rosa, chiedo scusa. Ma sta bene, abbiamo lavorato tanto soprattutto dal punto di vista fisico, l'abbiamo anche messi sotto pressione dal punto di vista mentale, è stata un'estate abbastanza dura da affrontare per loro e per noi dello staff, però siamo qui per questo. La parte più bella della stagione ora si raggruppa in queste ultime 2 settimane, quindi il lavoro che abbiamo fatto verrà fuori sicuramente durante tutto l'arco del torneo. Grazie.